CGIL, CISL e UIL oggi davanti le 9 prefetture siciliane con un sit-in sulle problematiche del lato. Non solo un sit-in ma anche la consegna di un documento ai prefetti per denunciare cosa? Ma noi denunciamo un po' che ormai il sistema dei rifiuti in Sicilia è al collasso. Se non si interviene subito si corre il rischio di un'emergenza sociale. Molti lavoratori, circa 12.000 lavoratori, corrono il rischio di perdere il posto di lavoro. I comuni sono in una situazione economica finanziaria drammatica, non possono più sostenere i costi senza un aiuto da parte della Regione Sicilia che normi un po' la materia dei rifiuti. Quindi noi siamo molto preoccupati, perché oggi siamo qua davanti alla prefettura e il segnale che ormai i lavoratori sono arrivati al limite. C'è un sistema che non funziona, gli stipendi vengono pagati con grossi ritardi anche a distanza di mesi. Un collasso che corre il rischio anche con l'approssimarsi della stagione estiva di creare anche un problema sanitario. Quindi noi siamo molto preoccupati, chiediamo l'intervento del prefetto affinché convochi un tavolo con tutti i sindaci, allerti il presidente della regione affinché si affronti questo problema, perché credo che noi non vogliamo arrivare alla drammaticità, quindi non vogliamo organizzare scioperi, ma vogliamo dialogare e vogliamo anche che il Presidente della Regione convochi un tavolo regionale permanente sui rifiuti proprio per monitorare un po' quella che è la situazione drammatica. L'emergenza rifiuti è più forte nel Calatino, dove non ricevete lo stipendio da mesi, avete ricevuto soltanto la tredicesima e un acconto del mese di dicembre, poi nulla più. Voi avete chiesto più volte al prefetto di intervenire ma nessuno si è mosso? Nessuno, sì, proprio nessuno, praticamente tanti accordi presi dinanzi al prefetto, però nessuno di questi accordi è stato mai mantenuto. Ad oggi non abbiamo visto niente, c'era un'emergenza rifiuti e quindi tutti gli operatori del settore ci siamo prodigati affinché praticamente tutto venisse ristabilito e ripristinato. È stato fatto, ci siamo sacrificati, ma ad oggi non abbiamo visto ancora un centesimo di tutte le nostre aspettanze. Voi state incrociando le braccia o continuate lo stesso a lavorare nella speranza che questo stipendio arrivi? Sì, noi continuiamo a lavorare, però i sacrifici non sappiamo fino a che punto possono essere avviati, perché stiamo arrivando. Ma il prefetto vi ha risposto qualcosa, vi ha ricevuto? Sotto nostra così insistente, il prefetto ci ha solo detto che non ha nessuna autorità di imporre a nessuno di pagare lo stipendio, sia ai comuni sia alla Calte che niente. E quando ci siamo riproposti dicendo che eravamo senza soldi, ci ha detto, dice, sempre le stesse cose dicete, cioè noi giustamente siamo senza soldi, diremo sempre che siamo sempre senza soldi, nonostante abbiamo avuto la buona volontà e il senso di responsabilità di lavorare, nonostante le beffe che riceviamo giorno dopo giorno e nonostante che a volte veniamo presi in giro anche da alcuni amministratori locali perché dice dovevate lasciare la spazzatura per avere qualcosa. Nonostante questo non siamo disposti a lavorare perché vogliamo mantenere la nostra città, ci sentiamo di essere persone dignitose e vorremmo che altrettanto la nostra dignità venga rispettata, così come dice la Costituzione nell'articolo 35.